Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Consuma il preziosissimo sangue e la particola d'ostia. Ripone il calice e la patena. Ricopre il calice. Se il sacerdote deve dare la comunione agli assistenti, sposta leggermente il calice sulla sinistra e lo ricopre con la palla. Apre il tabernacolo, fa genuflessione e tira fuori la pisside che scopre. Se gli assistenti hanno recitato il Confiteor, il sacerdote, rivolto verso di loro, dice il Misereatur e l'Indulgentiam. Poi ritorna di volto all'altare. Prende la pisside con la mano sinistra, poi un'ostia tra il pollice e l'indice della mano destra. Si rivolge a coloro che devono fare la comunione Exeagnus et exequiturit peccata mundi. e continua. Domini non sum dignus ut intre sub tectum meum, setantum de verbo et sanabitur anima mea. Domini non sum dignus ut intre sub tectum meum, setantum de verbo et sanabitur anima mea. Domini non sum dignus ut intre sub tectum meum, setantum de verbo et sanabitur anima Dà mea. poi la comunione in questo modo, Sanguis Domini nostri facendo Jesu un segno Christi, di croce custodiat con anima l'ostia. tua in vitam aeternam. Amen. Fa genuflessione, richiude la pisside e la rimette nel tabernacolo. Il sacerdote purifica il piattino di comunione sopra il calice. Dopo aver comunicato al preziosissimo sangue, o ancora dopo